Un saluto a tutti gli amici appassionati di betting, benvenuti a questo appuntamento video dedicato a un'analisi particolare, un'idea nuova che ho deciso di mostrare all'interno del canale fra le proposte, visto che diciamo ultimamente la gente mi contatta e mi scrive sempre perché tramite i contenuti free riescono ad avvicinarsi a quale può essere il metodo, il setup, le cose, insomma. Ci girano intorno cercando di fare di tutto tranne che investire, ovviamente in una formazione corretta, però potete ben capire che io non ho né il tempo né francamente la voglia di rispondere più, quindi anche se mi scrivete è inutile che andate avanti così, per il semplice motivo che, ripeto, ho creato dei percorsi formativi, faccio consulenze e quant'altro, oltre che nel rispetto degli studenti, di chi fa parte dei miei gruppi e di chi comunque ha investito proprio nella formazione e anche semplicemente perché appunto non ne ho voglia, è inutile che mi chiedete: ma ho visto quel video, quindi il setup sarebbe così, come, non come, insomma. Anzi, ogni volta che succedono queste cose ho già tolto molti video free e li ho passati nella sezione abbonati, perché, ripeto, francamente mi sono stufato, l'ho già ripetuto in più video, il trading l'ho già fatto sparire dal canale, adesso quando sparirà il betting poi parleremo di tematiche tipo, che ne so, le piramidi egiziane o qualcos'altro, perché andando avanti di questo passo qua a me passa la voglia e voglio dire, datevi una regolata voi perché appunto l'andazzo non mi piace e quindi evitate di farmi perdere del tempo perché francamente di ricevere messaggi su messaggi, 3.000 notifiche per delle domande e delle cazzate, se avete voglia di imparare avete la sezione abbonati, avete i corsi, avete quant'altro. Se avete voglia di perdere tempo, di scroccare fondamentalmente, ecco, non è il posto giusto, anzi, semplicemente ottenete solo che avrete e riceverete sempre meno anche di contenuti di qualità. Questo giusto per chiarire, visto che penso che il 70%, la sparo così, dell'utenza di questo canale sia fatto di parassiti, nel senso che ovviamente sono persone esclusivamente che sono lì per cercare di prendere qualcosa. Come si sa, l'educazione finanziaria in Italia è bassissima proprio per il fatto che tutti sono esperti in quanto fanno formazione fai da te, prendono un po' di qua, un po' di là e poi va a finire che vanno anche a insegnare qualche volta. Quindi la problematica di gestione del capitale in qualsiasi attività di investimento per quel che riguarda l'Italia è molto molto bassa e questo va a penalizzare ovviamente anche poi la qualità della formazione stessa. Comunque questo poi è un problema già risaputo, statistico, quindi a me poi tocca relativamente. Per quel che riguarda la tematica invece più interessante del video, per quello che volevo mostrare oggi e che è legato a diverse cose, c'è un palinsesto, visto le nazionali, molto molto non tanto scarso come eventi, perché oggi comunque abbiamo addirittura 250 partite, ma scarso come qualità di campionati, abbiamo appunto degli eventi molto molto di seconda se non terza fascia, perché ci sono appunto le nazionali con qualificazioni e quant'altro. Però questo non significa che non si possano trovare delle situazioni interessanti. E in ottica investimento, una giornata come oggi è andata già nella direzione giusta, grazie a questo evento qua, la Coppa dell'Imperatore, che è giapponese, che proponeva tantissime partite. Una in particolare che mi è saltata all'occhio stamattina, e che appunto poi ho postato anche su Instagram, potete anche iscrivermi al mio profilo Instagram, lascerò poi il link nella descrizione, così almeno per quelli magari che hanno dubbi se faccio o meno una giocata, le mie giocate del giorno le vedono comunque senza problemi. Ma al di là di quello, mi ha appunto interessato questa partita fra Chiba e Omi Ardia sotto tanti punti di vista. Ho anche anticipato il segnale del mio bot, che poi lo andremo a vedere in generale, perché innanzitutto la partita in questione, andiamo a vedere su Asian Odds e vediamo, era questa qua, qui appare come Jeff United, Omi Ardia. Aveva, qui siamo su Pinnacle, che è un bookmaker che a me personalmente interessa non tanto per Asian Odds, ma mi interessa per questa cosa qua, ovvero la decimal odds, ovvero la quota decimale, perché fondamentalmente per chi conosce, diciamo, questo settore, cioè Asian Odds poi è lo specchio della quota, quindi di conseguenza a me personalmente non interessa andarmi a studiare lo spread in questo caso su appunto Asia, ma la quota e in generale, che tra l'altro
con il nuovo format, il nuovo layout di Asian Odds, propone anche questa sezione qua della money line della percentuale della probabilità. Voi lo sapete benissimo che la quota è l'esposizione, la traduzione della probabilità che il bookmaker dà all'avverarsi di un determinato esito. In questo caso, noi, se voi andate a fare la somma, qua esce praticamente il 100, a volte il 101 per un discorso di arrotondamenti, comunque la quota pulita, senza fondamentalmente l'aggio del bookmaker. Questa cosa è molto importante in chiave lavagna bookmaker, perché noi nel calcolo della lavagna e nelle modifiche all'interno della lavagna riusciamo a cogliere determinati movimenti del bookmaker. In questo caso, tra l'altro, le percentuali erano molto, molto, diciamo così, vicine tra loro, non c'era assolutamente una netta favorita. Poi in chiave Asian avevamo una regressione, tutto sommato regolare, e perché no? Possiamo anche identificare un setup minuti finali 2.0, quindi avevamo diverse opzioni interessanti a livello generale. Quello che più mi importava qua, se la quota di chiusura, e questo vale però solo per un bookmaker di tutti quelli presenti sul mercato, è quella effettivamente della probabilità principale, quindi comunque dell'avverarsi di un evento in maniera chiara e pulita, è il bookmaker più affidabile. Dall'altro punto di vista, noi in questo caso interessano ancora una volta le quote di apertura. Ora non vi starò a dire cosa è meglio, se apertura o chiusura, sono tutti ragionamenti diversi, però ripeto, la concatenazione di determinati eventi, siccome io le partite le studio e non le gioco a intuito, a istinto, anche perché fondamentalmente non ho mai visto una partita del campionato giapponese, né tantomeno della Emperor Cup, e non conosco le squadre, le formazioni e quant'altro, non posso che studiare i dati che il bookmaker mi dà. Questa era una cosa interessante, notata soprattutto qui. Ma c'era di più, perché non mi fermo ovviamente a vedere un solo bookmaker. Per esempio, se prendo in considerazione in questo caso Sbobet, che è diciamo l'alternativa valida, avevo addirittura un setup completamente diverso. In questo caso Sbobet lo utilizzo esattamente per i setup asiatici. In questo caso Sbobet aveva uno dei setup di cui sto parlando nel quarto corso della sezione abbonati dedicato alle Asian Odds, del ribaltamento del risultato, ovvero quando praticamente una squadra rimonta un'altra, e in questo caso rispettava anche qui le condizioni, però ovviamente io posso entrare a mercato solo a risultato sbloccato in una determinata direzione, ci sono dei parametri, cosa che in questa partita non è avvenuta perché il primo tempo si è concluso 0-0, quindi già avevo due bookmaker principali che ragionavano in maniera completamente diversa, quindi questo non li allineava. A questo punto, una cosa molto interessante qui. Vi avevo fatto già un video su OddsMath, vi consiglio questo sito gratuito a differenza di Asian Odds, che richiede comunque una quota non eccessiva, ma comunque pur sempre una quota. OddsMath è una vera e propria Bibbia in termini di quote, io l'ho sempre usato, ho fatto diversi video su questo sito, ma oggi vi farò vedere un'altra cosa molto interessante. Su OddsMath, andando a vedere ovviamente nella sezione past, quello che più mi ha interessato a livello generale, e qui vediamo sempre il programma relativamente a questa partita e in live, poi ovviamente io l'ho seguita appunto live, però possiamo vedere già come si è mossa a livello generale. La cosa bella di OddsMath è che per quelli che sono i miei interessi mi dà già tutti i bookmaker con riferimento generale, i bookmaker che ovviamente ha Pinnacle, per esempio, non c'è più, quindi per questo poi vado ad utilizzare Asian Odds, però mi interessano i bookmaker che hanno dei loro quotisti, quindi che non, diciamo, copiano l'andamento generale del mercato, ma poi in generale anche un movimento congruo più o meno a livello generale. E una cosa che prendo in considerazione è questa sezione qua, il margine, che è ovviamente il rapporto fra la quota offerta, quindi allibrata dal bookmaker, e la reale probabilità della quota, un differenziale importante, quindi la quota reale versus quota allibrata, e qua il differenziale stranamente nelle variazioni più importanti e più interessanti a cappeggiare erano Sbobet 188 e Dafabet 3 bookmaker asiatici, quindi questa impostazione in chiave dropping era molto interessante e mi dà proprio un valore che in relazione a quello che vi dicevo all'inizio per me era molto interessante, ovvero il famoso fake drop, ovvero un movimento che, tra l'altro, la partita non si è sbloccata secondo quello che era il principio di Sbobet, e quindi, dato che Pinnacle è il mio primo punto di riferimento,
con la partita non sbloccata, io in questo caso, come ho fatto vedere anche in un video famoso sulla partita fra il Wolfsburg e lo Shakhtar Donetsk di Champions, in generale anche qui c'era una situazione di fake drop interessante, perché se andiamo a vedere relativamente a questa partita in generale, la quota di apertura che era 2,20, quindi la quota che, a cui ha aperto il bookmaker, che dal mio punto di vista, sì, per carità, il bookmaker può fare degli errori e può correggere in corsa, però spesse volte non è che fa degli errori, muove le quote poi in relazione ai volumi scommesse. Effettivamente la probabilità sul segno 1 era circa il 45% abbondante relativamente alla squadra a casa, a differenza di quello che poi viene mostrato qua, e a differenza poi di quello della derivazione, diciamo, che andavo a verificare qua, anche se qui non ho Pinnacle, ma lo vedo a livello generale sui bookmaker asiatici. Quindi questa situazione mi faceva capire che spesse volte, e soprattutto qui andando a mettere in evidenza i setup asiatici, quello che era il setup dato da Sbobet, ovvero il classico setup o ribaltone o fake drop, propendeva per il fake drops. Quindi la partita tendenzialmente poteva, se non è andata in scena il ribaltone, andare a favore quindi della squadra favorita originariamente, appunto il Jeff United, che di fatti vince 1-0. Ma la cosa interessante è che poi il bot, poco tempo dopo che stavo facendo questa analisi, nelle giocate di oggi ha notificato nello stesso momento due situazioni molto interessanti con l'MD e l'ML, ovvero i movimenti della lista dropping odds, quindi le partite che dopo il 60esimo come anti 0-0 sono ancora giocabili, e in questo caso poi c'era anche Sampdoria Cagliari, che era un metodo della lista, quindi le liste in questo caso degli HT. Difatti al mattino, quando vengono notificate le partite da parte nel bot, sono all'interno, come potete vedere, di questi listoni. Vedete, c'era anche la Sampdoria, e vi dà appunto la lista delle partite degli over 0.5 HT, comunque quelle che io definisco quote statistiche. Poi vi dà i drop dei vari bookmaker, 188 bet e bet 365 a livello generale. Qui tra l'altro nella lista data questa partita non appariva, perché poi oltre alle liste suggerite il bot pesca proprio dal sito ufficiale, e questa partita qua praticamente non era entrata evidentemente nei parametri al momento, alle 9 di mattina quando arriva la lista, però il bot ne tiene conto e l'ha pescata in live. Il fatto che ci sono dei parametri che io inserisco di movimenti, quote, percentuali, non deve andare sotto o sopra determinate percentuali. Quindi la partita era un anti 0-0, per cui a questo punto avevo in linea tutto quello che mi interessava. Quindi quando sono entrato al 70esimo la quota stava 2,20, dato che non mi fidavo tanto dei minuti finali 2.0, perché comunque era già una partita strana, 2,20 l'ho lasciata salire un po', l'ho presa a 2,60, su Instagram l'ho pubblicata. Appena entrato, pochi minuti, proprio il Chiba, la squadra favorita, ha segnato al 77esimo con Young 1-0. Poi, per la cronaca, c'è stato un gol annullato proprio al 94esimo dell'1-1, ma poco importa, perché io non gli davo importanza a quello, però si sa che con i minuti finali può sempre succedere di tutto, e quindi si è qualificata la squadra che in origine veniva appunto data favorita dal bookmaker. Grande esempio di giocata. Ora, al di là che prendendo la notifica del bot uno si poteva fare la giocata senza tutto questo studio, il bot è lì apposta, è sempre in offerta fino alla fine di giugno a 30 euro al mese, e ve lo ripagate praticamente il primo giorno, perché comunque fa delle casse incredibili. Ma a parte questo, in termini di studio, la cosa interessante è che, sfruttando un pochettino di competenza sui movimenti di quote, e in questo caso Pinnacle funziona molto bene, e andando a calcolare il discorso fra percentuali effettivo, ovvero la percentuale reale, contro la percentuale invece poi allibrata, quindi collaggio del bookmaker, si possono identificare spesse volte dei movimenti di quota abbastanza interessanti, tanto che in questa partita da anti 0-0 poi questa impostazione era molto interessante, mi ha fatto propendere proprio per la giocata che volevo mettere, perché a mio avviso, per carità, avrebbero potuto segnare anche gli altri, per me era anti 0-0, quindi over 0.5, però stranamente quando
queste partite non entra in scena il ribaltone, ovvero in svantaggio la favorita, e poi perlomeno o gol entrambe, over 2,5 o ribaltone, tendenzialmente vanno comunque a vantaggio della favorita, quindi fake drop. Quindi è un setup, tra l'altro spiego molto bene all'interno dei miei corsi e sto approfondendo nel corso numero 4 all'interno di YouTube, in questo caso dava una gran giocata. Questa è una giocata del giorno, 250 partite, 2,60 di quota al mattino, prima di pranzo, tra colazione e pranzo. Per me la giornata di betting finisce qua, nel senso oggi ci sono altre partite, ci sono tante cose, c'è Roland Garros, Bottennis anche che sta, lo stiamo migliorando con l'aggiunta di qualche piccolo particolare, ci sono tanti eventi da godersi, però in generale si può guardare lo sport perché un investitore non necessariamente deve andare a bettare su tutto quello che c'è. Il programma è ancora ampio, il programma offre ancora tante altre partite e magari diciamo che un'occhiatina è il mio lavoro anche per studio, dovesse uscire qualcosa di interessante la si dà, però la fretta di cliccare mai. Tra l'altro poi qui tra l'altro ha dato queste due notifiche qui bomba MDML, poi tra l'altro ancora dopo è riuscito comunque a beccare un'altra MD fantastica qua, mentre invece questa erano minuti finali della Corea 3, che ovviamente il bot notifica perché il bot dà le indicazioni, ma gli osservatori più attenti avranno notato che in live nel primo tempo è avvenuto appunto un evento che tendenzialmente sconsiglia in questo caso di giocare il full time, questo ovviamente perché il bot, ripeto, deve anche essere corroborato da un buono studio fatto da, in maniera corretta, perché qua, ripeto, la notifica chiaramente screma già il programma dando i setup più interessanti, ma su alcuni setup ci sono regole ferre, ovviamente il bot potrebbe anche non notificarle, ma siccome la validità della giocata rimane comunque 50-50, se uno vuole coprirsi, quella giocata lì non la va a fare e quindi in ogni modo si gestisce al meglio la cassa. Comunque questo è quanto. E diciamo che approfondiremo molto lo studio delle quote, apertura, chiusura, allibramento, lavagna del bookmaker, in particolare sfruttando Pinnacle per un motivo, Sbobet per un altro, e ovviamente teniamo in considerazione come a livello generale Odsmat, che è un sito free ma è un sito molto valido, ci permette assolutamente anche in live di andarci a vedere i movimenti più interessanti che fanno i bookmaker principali. Qualcuno manca, Pinnacle, Bet365 non ci sono, li recuperiamo su Asian, ma a noi interessa andare a lavorare in una determinata maniera, in questo caso il rapporto fra la quota reale, quindi la probabilità fondamentalmente reale, e la quota poi dopo allibrata, la differenza che ci viene data va studiata ed applicata in un determinato modo. Unita alla notifica del bot, unita a quello che Asian ci dava, veniva una determinata giocata. Ovviamente non a tutti può essere chiaro, i parassiti possono cominciare adesso a studiarsi, cercare di leggere tra le righe, di capire il sistema, capire quant'altro. A me me ne importa veramente zero, perché, ripeto, alla fine studiando così a cazzo di cane, beccando un po' qua, un po' là, si fa solo della confusione e poi alla fine si generano ovviamente tutt'altro che dei guadagni, ma ripeto, questa è la mentalità principale del 70% degli utenti di questo canale. Ovviamente è grazie a quelle poche persone che apprezzano il lavoro e che seguono continuamente nella maniera corretta e che rendono merito anche al lavoro che faccio che il canale rimane attivo, però come avete visto ho già fatto fuori il trading e quindi a mettermi a chiudere anche questa parte di betting formativa, lasciarla proprio solo per abbonati e usare il canale per parlare di altro, perché non è fondamentalmente YouTube, io potrei parlare di qualsiasi cosa, anche non di calcio, perché fondamentalmente nessuno mi dice di cosa devo parlare su YouTube, chiaramente, quindi da quel punto di vista lì, questo è un'ennesima dimostrazione di come un discorso è studiare e applicarsi in maniera corretta, l'altro è cercare sempre di carpire informazioni sperando di essere più furbi degli altri. Poi in realtà, ripeto, ora si scateneranno tutti alla ricerca di come si arriva a un determinato pronostico, che cosa ha portato quello, che cosa ha portato quello, e ovviamente in questo modo magari una volta vi andrà bene, due vi andrà bene o magari vi andrà sempre male, però alla lunga non vi porta da nessuna parte, anche perché qua ci sono dei parametri che sono tutt'altro che semplici da capire e chiaramente non è che si possono nemmeno anche insegnare in un semplice video, ci vuole studio, ci vuole applicazione. Il fatto poi che esistano dei siti free e che molta gente tra l'altro ne ignori le principali funzioni, anche per esempio solo nella pagina Dropping Odds
di Osmat c'è parecchio valore, ma è chiaro che le persone che cosa fanno? L'utente medio che si crede furbo, che cosa fa? Va e prende questa colonna qua per vedere la percentuale di drop. La percentuale di drop è la cosa più inutile che possa importare, perché il discorso in generale di calo di quota ha una valenza solo se va a rivoluzionare la lavagna del bookmaker, assolutamente. In questo termine non ci dice assolutamente niente, quindi fondamentale è lavorare su queste colonne e capire effettivamente come calcolare innanzitutto l'allibramento, come vedere quanto è modificato in base al drop di quote e lavorando in quel sistema. Continuare a lavorare così, quindi questa è la partita, quella è la partita, eccetera, eccetera, non serve assolutamente a niente. Però, ripeto, anche un sito free come questo è usato nella maniera più sbagliata possibile. D'altronde, voglio dire, se gli scommettitori nel 90% dei casi perdono, sono perdenti, un motivo ci sarà, altrimenti parleremmo di un'altra statistica a livello generale. Comunque, questo era un mostrarvi come una giornata tranquilla, media partite, c'era qualcosa di interessante. Tra l'altro, se non sbaglio, c'era anche un gol entrambe più gol minuti finali che qualcuno mi sembra che l'ha preso nei gruppi, non vorrei dire una stupidaggine, ma era questa qua che è andata a segno proprio all'89esimo. Quando l'ho vista io all'85esimo quotava a 5 qualcosa e negli ultimi 3 minuti Unixbet invece che salire la quota l'ha portata a 4,77 e a 4,23 prima di entrare nel recupero, quindi altri movimenti dei booking live molto molto interessanti quando si comportano così. Qua c'era un gol entrambe e gol minuti finali e difatti è arrivato l'1-2 esattamente all'89esimo, gran movimento proprio del bookmaker in live, altra situazione interessante, ma ovviamente a capo di tutto faceva il movimento del setup di riferimento, in questo caso parliamo di terza divisione coreana, quindi non è che parliamo di campionati principali, molto molto interessante. Quindi mattinata veramente ricca di partite, poi leggevo che qualcuno ha trovato qualche bella occasione anche sempre all'interno della Coppa del Giappone, ce n'era diverse, però ovviamente non è che le andiamo a giocare tutte, ognuno trova la sua partita, la sua giocata e in generale anche questa Kyoto Imbari era molto interessante per un doppio gol casa e anche per un gol primo tempo, era una di quelle che avevo in lista, ma poi proprio mi sono fissato su questa perché davvero aveva un doppio setup in attesa e quando appunto non è andato, si è chiuso 0-0 il primo tempo, utilizzare il metodo dropping, l'anti 0-0 era molto interessante, difatti era una quota che è salita anche subito, perché dopo neanche il 70esimo era già a 2, quindi ha anche una quota molto di valore rispetto a quello che in realtà era il reale movimento che c'era, quindi interessantissima davvero. Fatemi sapere come sempre la vostra, nei commenti in generale, un like al video se è piaciuto, condividetelo ovviamente con gli amici, rimanete iscritti se vi fa piacere quello che vi faccio vedere, se soprattutto avete voglia di imparare. In generale nel mio canale, nella sezione abbonati trovate tanto materiale di qualità, nel sito trovate tutta quella che è la formazione di base e per i bot vi ricordo, bot Nostradamus 30 euro in offerta, bot tennis 20 euro in offerta fino alla fine di giugno, poi andranno i prezzi base. Gli abbonati All Elite hanno sempre questa tariffa base dei bot, quindi hanno un vantaggio in più, oltre alla formazione anche prezzi bloccati e poi in generale ci sono anche offerte su abbonamenti multipli, 3 mesi, 6 mesi, quello che volete sempre a disposizione. Grazie ancora e ci vediamo ai prossimi appuntamenti. Ciao a tutti!